L'Italia ufficialmente passa il testimone per l'Expo 2020 agli Emirati Arabi. Il ministro degli esteri Luigi Di Maio, infatti, ha consegnato simbolicamente il padiglione al suo corrispettivo, Sua Eccellenza Abdullah bin Zayed Al Nahyan, in occasione proprio della presentazione del padiglione stesso a Matera, capitale europea della cultura. Costruito su una superficie di 3.500 metri quadrati, per quasi 27 metri di altezza, ricreato con materiali sostenibili come bucce d'arancia, fondi di caffè e plastica ripescata dagli oceani. Tutto pensato dall'architetto Carlo Ratti e dallo studio Italo Rota Building Office. Inoltre a Dubai saranno made in Italy anche altre strutture, come il grande anfiteatro dell'intera manifestazione. Il tema del padiglione italiano è «La bellezza unisce le persone». Infatti a Dubai si porta la bellezza italiana, intesa come frutto tra creatività, cultura, scienza, territori, musica e arte, come spiegato da Paolo Grisenti, commissario dell'Italia per l'Expo 2020. Presenti a Matera anche alcune aziende partner tecnici e sponsor dello spazio espositivo italiano, oltre a svariati studenti arrivati da tutta Italia. L'evento di Matera è stata anche un'occasione proficua per consolidare i rapporti istituzionali tra i due paesi. Magari in uno dei prossimi video vedremo come affrontare il tema lavorare ad Expo. Sono infatti aperte tantissime posizioni sul sito ufficiale e manca meno di un anno, quindi è il caso di iniziare a prepararsi. Ma salama! Immagina un luogo che parla di bellezza, della natura, della memoria, della tecnologia. Immagina un'architettura narrativa che racconta storie di economia circolare e sostenibilità. Il Padiglione Italia viaggia verso Expo 2020, Dubai.